Palio del Mare, della Costa Etrusca. Saggini, uno degli organizzatori. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo questo palio dopo quanti anni? Dopo 12 anni, abbiamo iniziato nel 1995 fino al 2004, poi per il problema, diciamo, che è stato fatto il porto a San Vincenzo, proprio dove noi facevamo questa manifestazione, è stato sospeso. Poi quest'anno, all'inizio del 2016, il sindaco mi ha chiamato e mi ha detto che aveva intenzione di riprendere questa manifestazione, che ha sempre portato tantissimi ospiti, anche da fuori, e quindi abbiamo deciso di riprendere questa tradizione con i cavalli puro sangue. Con i cavalli puro sangue, precisiamo. Sì. Come si svolge? Sai, io no, l'ho visto, non ci sono mai stato. Sì, dunque, allora si svolge batteria finale, sono 36 cavalli partecipanti, divisi in tre batterie da 12 ciascuna, e i primi tre qualificati accedono direttamente alla finale, quindi a 9, abbinati a 9 comuni della provincia della costa di Livorno, della costa etrusca, partendo da Livorno fino ad arrivare all'estremo sud, che è Piombino. Il comune che vincerà la corsa si aggiudicherà il palio 2017. Per un montepremi di? Abbiamo 16.000 euro di montepremi, e viene diviso a seconda, ovviamente, di come vengono piazzati, perché cerchiamo di dare un aiuto a tutti i fantini, quelli che anche che vengono in finale saranno premiati, perché insomma venire in giro so quanto costa, e quindi cerchiamo di dare un aiuto a tutti. In più abbiamo due corse di mezzo sangue con 10 cavalli ciascuna, che sono una botta secca. La riprendiamo per un problema che c'era di musica, se no poi ci zittano. Allora, dicevamo, delle corse di mezzo sangue. Sì, facciamo due corse di mezzo sangue da 10 cavalli ciascuno, con 2.000 euro per ogni corsa di montepremi, e saranno propedeutiche anche al palio di Fucecchio, perché il nostro fondo è molto simile, essendo sabbioso, tant'è che stasera sarà presente anche il sindaco di Fucecchio, con il quale stiamo parlando per fare una sorta di gemellaggio. Sì, benissimo. Sì. Saggini, sì, ho pigiato male. No, dicevo, un amico che è Saggino, Santino. I militoni ho schiacciato male, poi correggo. Beh, allora, diciamo che questo ritorno sarà il 17 d'aprile, mi pare. 17 d'aprile, che è Pasquetta, e sarà alle 14.30, poi allestiremo tutta una serie di iniziative anche collaterali, che poi andrò a spiegare durante la conferenza stampa, ma ci sarà modo di ritornarci sopra, insomma. Benissimo. Per cui sarà un palio anche di immagine, dove l'accoglienza sarà una delle nostre prerogative per tutti gli ospiti. Abbiamo la possibilità di far mangiare il pesce fresco sulla spiaggia, sul percorso, pesce pescato da noi qui. La distanza? La distanza sono 820 metri e il percorso è una racchetta, quindi si parte con una dirittura, una bella curva, e poi ci si rimette nuovamente nella dirittura finale, dove c'è l'arrivo. Il mossiere però non te lo dico ancora. No, eh? No, perché lo sveleremo più avanti. Sì, eh? Sì. Va bene, poi sentiamo la conferenza. Comunque devo dire che abbiamo 36 posti e abbiamo già 33 fantini che hanno chiesto di venire a correre, per cui ci rimangono solo tre posti liberi, per cui abbiamo tutti i più grandi di Siena, ovviamente, fino anche ai giovani emergenti, perché è giusto dare anche a loro un palcoscenico per farsi vedere, insomma. Mi sembra giusto, ma un angolino brutto io lo lasciate per riprendere? Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, se ti alleni ti invitiamo anche a ricorrere. No, ma sono vecchio io. Guarda avanti, no. Quello è passato. Grazie, auguri. Grazie a voi tutti, grazie, ciao.